끌어내는 상황. 자, 바로 안 되고요. 경기 그 진행이 됩니다. 페널티 에리어 안쪽으로 주면서 한 번 더 슛! 야! 이승우가 돌아왔습니다. 이메시! 이승우! 홈승우가 역시 많습니다. 결승 박배왕 이승우 선제골을 만들어냅니다. 1대 앞서는 수원FC입니다. 야, 지메시 앞에서 이메시가 날카로운 득점 장면을 만들어내. 자, 지금 이승우 세도하면서 끝까지 따라갑니다. 이승우. 숫자적으로 이루어지게 될지요. 아길라르, 자, 적극적으로 이승우가 따라와서 볼을. 나는 지금 수원FC가 김현 선수를 투입해서 라스 선수에게 어쨌든 공간을. 자, 지금 라스에 갔습니다. 라스. 아, 델브리치가 지금은 반을 잘 갖다 대면서. 네. 공격을 어렵게 만들어줬고요. 바운드가 조금 높게 튀면서 수비가 빠르다. 어, 자, 흘려가면서 왼쪽을 뚫어냈습니다. 뚝뚝 차고 이승우. 그런데 frivole Georgi over frivoliteit gesproken. 선다. 조프 2-3. 리. Qui palla per Bottacca. Lì è fresco, cambia passo, corcia però sul pallone in anticipo gli Yannick, che vuole andare da Gabriel prendendosi un rischio. Infatti lì recupera il pallone, mette subito dentro per Di Carmine, intanto a cercare la bandierina. Ed è in quella zona che va a giocare il prodotto del Barça. Poi mette in mezzo Gabriel, anticipato da Pazzini. Gioco, partita, incontro, Pazzini manda il Verona in semifinale. Nessuno credeva al traversone di Lì, tutti a pensare al giocatore arrivato dalla panchina ad assorbire secondi sulla bandierina. È arrivato invece il cross perfetto per Pazzini. Lo chiude Almici, altra gran lettura di Alberto Almici. E adesso Lì è il più fresco di tutti, cambia passo, uno contro uno con Bill. Colombatto, Lì, ne supera due. Al passo più rapido, Lì va sul destro, Pilong si immola sul destro di... Riesce lo scambio, sempre il sudcoreano, finta e poi palla sul fronte opposto. In qualche modo palla buona per Lì, che però non ha spazio per calciare, prova a recuperare il coreano ancora Lì fino in fondo, mette dentro il pallone per Di Gao. Il tocco di Lì, buono, poi riceve ancora il coreano, può allargare da questa parte, palla molto interessante per Faraoni, c'è dentro Pazzini. Donnarumma nell'area piccola, Tonali, intrattenuta da parte di Torre Grossa, fa giocare l'arbitro, Lì ancora con lo spunto, incontenibile coreano, poi Gustafsson di prima. Delia che riporta avanti il pallone per l'Ascoli, perso ancora. Perugia è stato chiamato Falasco, che prenderà il posto di Rosi. Intanto è offensiva degli ospiti che poi reclamano, ci va ancora da Vitale, Lì. Gustafsson in area di rigore!